La prima cosa che facciamo, ovviamente, salutiamo il Signore che è presente nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, Santissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Abbiamo visto la volta scorsa, 15 giorni fa, Eucaristia e letteratura. Questa sera affronteremo un altro tema, Eucaristia e suppellettile liturgica. Di primo acchito si potrebbe essere tentati di collocare la suppellettile liturgica nelle arti minori, ma io credo che Don Luca Anelli, che tutti conosciamo, perché per un po' di anni è stato parroco qui in Avertonico e quindi ha servito anche qualche volta Castiglione all'interno dell'unità pastorale. Don Luca credo che ci dimostrerà che le suppellettili liturgiche non appartengono all'arte minore. Del resto basta vedere anche quello che abbiamo nella nostra parrocchia sotto il profilo delle suppellettili liturgiche per renderci conto che così non è. Però non voglio anticipare ciò che Don Luca ci dirà, quindi lascio la parola senz'altro a lui e saprà ovviamente introdurci in questo itinerario, suppongo interessante. Intanto cominciamo a ringraziare. Grazie a te per il cortese invito, anche perché quando ero parroco di Bertonico si diceva che dovevo fare io il parroco Castiglione. Poi il vescovo mi ha detto, guarda, c'è un altro prete che ha tanto bisogno, e allora sono lasciato il posto, gentilmente. No, non è vero, sono le solite stupidaggini che si dicono tanto da roba un po' in ghiaccio. E come giustamente diceva Don Gabriele, la suppellettile liturgica, già questo nome un po' riduttivo, non è qualcosa di inferiore al resto. In questa chiesa c'è la bellezza della chiesa, ma c'è anche la bellezza del calice con il quale si dice messa. Il calice viene catalogato tra la suppellettile liturgica, la chiesa e l'architettura, e a noi sembra che magari l'architettura abbia un valore molto grande, mentre invece l'arte che riguarda le suppellettili è un po' inferiore. Ma c'è anche un'altra definizione che riguarda alcuni degli oggetti che usiamo per le celebrazioni, che li raggruppa sotto il nome di arte suntuaria, cioè l'arte delle cose lussuose, delle cose ricche, delle cose sfolgoranti, molto belle. Dunque già vediamo come le suppellettili liturgiche, che sono tutti gli oggetti e anche alcuni luoghi che utilizziamo per le celebrazioni, le suppellettili liturgiche in realtà sono uno dei luoghi in cui con maggiore sforzo di arte, di fantasia, di ricchezza, di elaborazione, di perizia, la capacità umana, l'arte umana si è impegnata, ma questa cosa la vedremo cammin facendo. Una seconda, dopo questa prima premessa necessaria, è che riguardando questo argomento una miriade di cose era inevitabile fare alcune scelte. Io ho fatto una scelta di tipo tematico, seguendo il cammino dell'Eucaristia, anche per evitare lo spiacevole effetto del catalogo di Bianchetti, del catalogo cioè di chi produce le casule, i calici, gli apollini, il tabernacolo, le statue dei santi, cioè è inutile far vedere 100 tipi di ogni oggetto. Ho cercato di pensare un altro percorso che rimane sempre ancorato al centro della celebrazione eucaristica. Allora cominciamo subito con la prima diapositiva, che ci mostra un antico affresco che si trova nelle catacombe di Priscilla a Roma ed è denominato la Fractio Panis, in latino,
facilissimo, è lo spezzamento del pane, la frazione, lo spezzamento, la divisione del pane, e rappresenta già nel terzo secolo, quindi prima della decisione di Costantino di rendere libera la fede cristiana, rappresenta il momento in cui i cristiani sono radunati per celebrare il loro culto principale. Potremmo dire a quest'epoca il loro unico culto. L'unica riunione che davvero contava era la celebrazione annuale della Pasqua, la morte e la risurrezione di Gesù, e la celebrazione settimanale della stessa Pasqua. Una volta all'anno, nella data della scadenza dell'anniversario della Pasqua, come facciamo anche noi, e ogni domenica nel giorno del Signore per commemorare e per celebrare la risurrezione di Gesù attraverso la celebrazione che potremmo dire eucaristica. Questa fractio manis, questo spezzare il pane, viene ricordato anche all'inizio degli Atti degli Apostoli, proprio al capitolo 2, dove si dice che i fratelli erano costanti, erano solerti, erano impegnati, assidui nelle preghiere, nello spezzare il pane, nell'ascoltare la parola degli apostoli, nell'impegnarsi a favore dei poveri. Dunque, spezzare il pane, uguale celebrare l'Eucaristia, è il segno distintivo fin dall'inizio della fede cristiana. Non la facciamo tanto lunga, però ricordiamo semplicemente un particolare. I cristiani per qualche decennio, oserei dire per quasi due secoli, non hanno prodotto grandi raffigurazioni artistiche, non le hanno prodotte. C'era naturalmente un clima di minorità, ma i cristiani erano molto pochi all'interno dell'impero romano, c'era la persecuzione, c'era una proibizione che è ancora contenuta nell'Antico Testamento: non adorerai le immagini che ti farai al riguardo di Dio. E quindi cristiani per i primi secoli non rappresentano molte cose, e le prime cose che troviamo rappresentate sono nelle catacombe, quindi sono nei cimiteri. Allora, nei cimiteri che cosa si andava a fare? Si andava certo a pregare il defunto e si andava anche a celebrare l'Eucaristia. L'altro luogo dove si celebrava nel ricordo annuale della morte, per esempio, l'altro luogo dove si celebrava ordinariamente era la casa di qualche signore ricco che, avendo spazio, ospitava in una stanza di casa sua la fratio panis, cioè lo spezzare del pane, cioè l'Eucaristia. Questo piccolo affresco è il segno di ciò che davvero è importante per i cristiani fin dall'inizio. Vediamo la prossima diapositiva che ci mostra da dove viene questa importanza. Viene dall'ordine di Gesù. Gesù nell'ultima cena compie alcuni gesti consueti, consueti della tradizione ebraica, della religione ebraica alla quale Gesù appartiene, gli apostoli appartengono, e Pasqua, bisogna ricordare l'uscita dall'Egitto, e lo si fa spezzando il pane, versando il vino, mangiando il capretto, l'agnello arrostito, le erbe amare, eccetera, eccetera. Ma quella sera Gesù, oltre a fare tutte queste cose, dice anche due frasi sconvolgenti. Mentre spezza il pane non dice solamente Dio tu sia benedetto per questo pane che ci dai, e così anche per il vino, ma aggiunge questo è il mio corpo. E versando il vino, oltre a dire avverrà là la benedizione per il Signore per il vino ricevuto, questo è il mio sangue. Frasi sconvolgenti, perché mettiamoci nei panni degli apostoli, tutta gente bella grande che ogni anno partecipava alla cena pasquale, ogni anno sentiva sempre le stesse parole, ma quella sera sentono Gesù dire una cosa straordinariamente importante: questo è il mio corpo. Al momento non lo capiscono bene, lo capiranno il giorno dopo, il pomeriggio del giorno dopo, quando vedono Gesù sulla croce: questo è il mio corpo spezzato, questo è il mio sangue versato. E poi Gesù dice un'altra frase: fate questo in memoria di me. Vuol dire che la presenza di Gesù, Gesù stesso, la volontà legale alla ripetizione, meglio, alla celebrazione di ciò che abbiamo fatto. Questo mosaico è importante non soltanto perché è bello, perché ha una sua bellezza estetica, ma anche perché è molto antico, come vedete, è dell'inizio del IV secolo, sono
proprio i decenni in cui la fede cristiana, uscendo dall'ultima grande persecuzione, quella di Diocleziano, che ha fatto martiri anche nella nostra diocesi, i tre santi soldati, Vittore, Gabola e Felice, nel 305, pochi anni dopo si vede finalmente liberata la nostra fede cristiana. In quegli anni si cominciano a costruire i primi edifici dedicati esclusivamente alla celebrazione. Esclusivamente alla celebrazione. Questo è uno di quelli, anche se credo che ci sia un errore, perché forse è inizio del V secolo, andrò a controllare, perché mentre parlavo dicevo questa basilica l'ha fatta costruire Teodorico e quindi non può essere stato all'epoca di Costantino. Forse vi citando mi è uscito uno di troppo. Tuttavia siamo agli inizi della libertà del cristianesimo. E che cosa mostra questa immagine? Intanto ci mostra un assembramento di persone. Quando noi andiamo a messa, magari nei giorni feriali, magari nelle messe di orario un po' scomodo, quella del mattino magari presto, dall'altare noi preti vediamo i nostri fedeli, viene detto due lì, uno là in fondo, tre o quattro là in fondo, uno qui in mezzo alla panca. Invece guardate come stanno queste persone nell'ultima cena. Sono assembrate, sono strette, manco sulla metropolitana la mattina alle 7 si sta qui. Sono tutti stretti, perché fanno una cosa sola. E la rappresentazione è anche storicamente attendibile, perché è stata una cena così, con un cuscinetto corrente, vedete, a forma di ferro di cavallo, a forma di semicerchio, che parte da Gesù, che sta nella posizione del personaggio principale, nella posizione del capotavola, oggi noi diremmo, perché da lì tutti lo potevano vedere, e attorno ci sono tutti gli altri. Su questo cuscino centrale, una specie di cordolo, si appoggiava con un gomito e mangiavano. E guardate che è anche molto acuta la descrizione, è un mosaico, quindi non c'è la finezza della pittura, ma guardate com'è bello, i primi apostoli che vedete sulla vostra sinistra stanno fissando Gesù, tutti gli altri stanno guardando Giuda, vedete, negli sguardi dei vari apostoli, e Giuda è esattamente all'opposto di Gesù. Dunque è la persona che in quel momento lì è la più lontana rispetto a Gesù. Eppure anche Giuda è attorno a quella mensa alla quale Gesù ha appena detto: uno di voi mi tradirà. Qualcuno è ancora sorpreso, sta guardando Gesù che ha detto una frase tanto impegnativa. Gli altri sembrano aver già capito di chi si tratta. L'interessante è ciò che si trova sulla mensa. Si trovano due enormi pesci e sette piccoli pezzetti di pane che sono distribuiti davanti agli apostoli. Forse c'è una reminiscenza del miracolo della moltiplicazione dei panni e dei pesci, cinque panni e due pesci, ma senz'altro c'è una significazione molto importante della presenza viva di Gesù. Non dimentichiamo che la parola pesce in greco si dice ictus, e la parola ictus si scrive magari a lettere capitali, in stampatello, e si può trasformare in un acrostico, perché ognuna delle lettere di ictus è l'iniziale della frase in greco Gesù Cristo di Dio Figlio Salvatore. Allora quei pesci non rappresentano soltanto un alimento da mangiare, ma rappresentano una sorta di permanenza di Gesù sull'altare. Perché è interessante che questo tavolo è molto meno un tavolo e molto più un altare. Confrontiamolo con la prossima immagine che vediamo. Anche questa si trova a Ravenna ed è importantissima. È come se noi fossimo nella Basilica di San Vitale, penso che molti di voi ci siano andati a fare una gita a Ravenna, un posto spettacolare, quando si vede il presbiterio, l'altare è lì e questo mosaico sta fissato sulla parete proprio alla sinistra, guardando l'altare, alla sinistra dell'altare. E dall'altra parte c'è un'altra scena di Abramo che offre i pani a quei tre uomini che sono andati ad annunciargli che nascerà Isacco. Da questa parte c'è una scena unica, è un unicum nella storia dell'arte cristiana, questa immagine, vale la pena soffermarsi un po' a guardarla. Vediamo rappresentati tre sacrifici che però stanno a guardare l'altare del sacrificio eucaristico che si celebra lì a pochi metri, a pochi passi. I tre personaggi, vi li ho indicati per facilitare naturalmente, per stare meno a chiacchierare, sono tre sacrifici tutti raccolti nel libro della Genesi.
quindi nei primissimi testi sacri che possediamo, già dell'ebraismo e anche del cristianesimo. Il primo, la figura alla vostra sinistra, è Abele che offre un agnello. E sapete che Dio ha gradito questa offerta, mentre invece non ha gradito l'offerta di Caino. Per ridere, per sorridere, quando andate in cattedrale a Lodi, guardate nella seconda cappella di destra, la prima è il battistero, guardate nella seconda, c'è la scena di Abele e Caino che offrono i loro doni a Dio Padre. Abele offre un agnello e lì forse si può capire perché Dio non ha gradito i frutti che gli ha offerto Caino. Caino gli offre dei vegetali. Abele offre l'animale del suo gregge e Caino offre i frutti della terra. E guardando l'affresco del 1600 si vede che ai piedi di Caino ciò che ha offerto a Dio sono dei cavoli. Quindi Caino ha offerto un cavolo a Dio e non si fa per forza che poi Dio ha preferito il dono di Abele. Ma quando le ciance, ogni tanto di una stupidaggine per evitare che non si sia addormenta, picchia la testa contro la panca, per farlo poter dare anche per le guai. Allora, il primo sacrificio è quello di Abele, ed è un sacrificio gradito a Dio. Poi c'è il sacrificio dall'altra parte, alla vostra destra, di Abramo, che porta Isacco a sacrificare. È un sacrificio ordinato da Dio, ma che Dio non gradisce, non lo vuole, tant'è che fermerà all'ultimo minuto, all'ultimo istante, la mano omicida, possibilmente omicida, di Abramo, che stava già sgozzando il figlio, facendogli trovare una riete al suo posto. Intanto è un'indicazione che sono del tutto fuori considerazione nella religione ebraica i sacrifici umani. Ma inoltre quello che interessa a Dio non è che Isacco venga sacrificato, ma è che Dio venga obbedito. Dio ha chiesto una cosa ad Abramo, una richiesta enorme, iperbolica, ma Abramo la fa. Dunque anche questo sacrificio, che pure non si compirà, a Dio è gradito. E poi la terza scena, secondo il ordine cronologico, ad essere precisi, è quella rappresentata frontalmente al centro. Un uomo vestito in maniera molto solenne, sembra quasi un biviale, con un fermaglio molto importante, sembra un fiore, un uomo vecchio dei giorni, con una corona sulla testa, è Melchisedec, che nel capitolo della Genesi che lo presenta, viene presentato come una persona di cui non si sa nulla, né prima né dopo. Re di Salem, re della pace, e incontra Abramo, Abramo gli dà dei doni ed egli li offre a Dio. Allora anche questo è un sacrificio gradito. Questi tre sacrifici avvengono attorno a un altare che non c'entra con nessuna delle tre scene bibliche. Nessuno dei tre avvenimenti biblici avviene davanti a un altare, ma rappresenta l'altare delle prime celebrazioni cristiane. Nelle prime basiliche l'altare è proprio così. Viene mosaicato in questo modo proprio perché a 2 metri di distanza ce n'è uno che è del tutto simile, che è del tutto identico. Quello è l'altare. E sull'altare cosa avviene? Avviene il sacrificio gradito a Dio. Qual è questo sacrificio? È l'offerta di Gesù. Nell'Antico Testamento viene preannunciato con questi simboli, con questi segni, ma finalmente la venuta di Gesù lo compie perfettamente. E allora ci dedichiamo a guardare qualche altare. Questo è uno dei primissimi che è stato ritrovato, dei primissimi solidi, probabilmente nelle case dei ricchi signori a Roma e nelle altre città dove prestavano la casa per riunirsi a fare l'Eucaristia. L'altare era un tavolo come questo di legno, lo porto e poi lo porto via, magari era fatto come facciamo anche noi quando facciamo le grigliate in giardino, dei cavalletti con delle assi sopra. Perché quella stanza era una stanza di casa, non era una stanza chiesa, era una stanza di casa. La domenica, o il sabato, o le volte tra il sabato e la domenica, quel signore lì facoltoso diceva: qui ci stiamo in 40, venite pure. Allora si metteva giù un tavolo e si celebrava l'Eucaristia. Si cominciano anche a trovare degli altari fissi, e questi altari sono di pietra. L'abbiamo ascoltato proprio domenica questa lettura. Stringendovi a Cristo, che è una pietra viva, come nelle pietre vive anche voi venite impiegati per una costruzione spirituale e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, ancora una volta, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Penso che abbiate notato anche voi domenica lo simbolo, cioè la contraddizione tra le due parole. Pietra viva, è vivo un uomo, una donna, un anziano, un bambino, un cammino, un cavallo, un gatto, una pianta, ma una pietra non è viva. La pietra è l'emblema di ciò che è morto, inerte, senza vita. Questo affiancamento di un sostantivo come pietra con un aggettivo come vivo vuol dire che in questa dimensione, che in questo essere uniti a Gesù come gli apostoli del mosaico di prima, di Ravenna, in questo essere uniti c'è un dinamismo, c'è una forza, c'è una potenza che non appartiene alle capacità degli uomini, ma viene agli uomini dal dono di Dio. Quando gli uomini si radunano attorno alla pietra viva che è Cristo, acquisiscono proprio per essere stati insieme con Lui una forza, una vitalità che è quella dello Spirito Santo, che li sa trasformare in pietre vive, non pietre morte, non pietre che vengono soltanto squadrate con qualche arnese durissimo per essere usate per le costruzioni, ma pietre che, potremmo dire, costruiscono qualcosa, producono qualcosa, offrono qualcosa, qualcosa che sia gradito a Dio. Ne vediamo anche un altro di altare, vediamo questo che si trova attualmente nella navata laterale di Santa Polina di Classe, ma faceva parte di una chiesa precedente andata distrutta. Notate che nel libro del pontificale romano, in cui ci sono tutti i riti che riguardano le nostre celebrazioni, quando si tratta di descrivere come bisogna consacrare l'altare, si dice: l'altare è Cristo. Cristo è la pietra viva. L'altare non è semplicemente un oggetto che c'è in chiesa, non è soltanto un suppellente, è segno vivo della presenza di Cristo. Ecco perché ci mettiamo sopra una tovaglia bella, ecco perché ci mettiamo delle luci, le candele, ecco perché accanto, meglio, più che non sopra, adesso non voglio dire una cosa, ecco giusto, sì, che sono dopo ciò che sono mie, ecco perché accanto si mettono dei fiori. Addirittura le fioriste e i fioristi che studiano quali possono essere i fiori migliori per la liturgia dicono: vicino all'altare mettere fiori precisi, come la vita di Cristo sull'altare torna ad essere precisa, offerta, sacrificata per gli uomini, mentre invece vicino all'albone dove si proclama la parola di Dio, piccola parentesi, una pianta viva, perché la parola di Dio è come acqua che mantiene vive le piante, e la vita dell'uomo che ascolta e segue la parola di Dio è come le piante cresciute vicino a dei corsi d'acqua, saranno sempre rigogliose. Sono belli questi riferimenti, anche chi semplicemente studia come si possono portare bene le chiese con i fiori fa queste riflessioni che sono molto interessanti. Vicino all'altare i fiori precisi, tagliati, perché Cristo sull'altare torna a far recidere la propria vita sacrificata. Allora questa roccia che è Cristo diventa la forza per tutti coloro che si accostano e si uniscono a Lui nella celebrazione dell'Eucaristia. Vi siete accorti che nelle celebrazioni solenni l'altare viene incensato? L'altare viene incensato. Non ci sono tante cose che si incensano durante le celebrazioni. Si incensa l'altare, naturalmente si incensa l'Eucaristia, si incensa il libro della parola di Dio prima di proclamare il Vangelo, e poi si incensa chi? L'assemblea, il prete e l'assemblea. Perché si incensa l'assemblea? Perché sono quelle pietre vive che in quel momento di messa sono unite alla pietra viva che è Cristo. Ecco perché vengono incensate, perché battezzati sono uniti così strettamente a Cristo da formare con Lui un corpo solo, un corpo santo, un edificio spirituale, una famiglia di persone che appartengono a Dio, e dunque vengono incensate. Notate che in chiesa ci possono essere delle persone che hanno tanta fede e altre che magari sono lì soltanto perché sono state spinte magari dall'abitudine, ma magari conservano nel cuore qualche dubbio. Ci possono essere persone innamorate del Signore e persone che hanno qualche difficoltà a credere. Ci possono essere persone che si sono confessate un quarto d'ora prima di messa e magari persone che vanno a messa e non si confessano da 10 anni. Ma l'incensazione è fatta ugualmente a tutti. Molto bello questo segno.
perché è un segno che dice prima di tutto qual è la nostra dignità esistenziale, non la nostra dignità comportamentale, morale di quel giorno lì. Quel giorno lì tu puoi aver contraddetto la tua dignità esistenziale perché ti sei comportato male, perché non hai avuto carità dagli altri, perché eccetera eccetera eccetera. Ma guarda che tu sei sempre parte di quell'edificio spirituale, di quel corpo vivo che si costruisce unito a Cristo. Andiamo avanti perché altrimenti qui non finiamo più. C'è un altare bellissimo, si trova attualmente in un museo che ho di due stanze, ma è molto molto bello, è un museo che riguarda l'arte longobarda e Civitale del Friuli, che è una delle capitali del regno longobardo. E lì si trova questo bellissimo altare di Ratchis, che è un altare composto da plute e da lastre scolpite che sono state poi assemblate. E guardate come questo altare presenta contemporaneamente la presenza di Gesù, quella storica, quella celebrativa, quella escatologica. E su questo altare ci sono queste facce, quella, cominciamo da quelle laterali dove sono rappresentati, da questa parte che vediamo, una adorazione dei magi, un po' di sghimbescio, ma la potete riconoscere. E sulla destra c'è Maria, che ha una grandissima aureola sopra la testa, poi c'è un angelo volante che sta indicando ai magi, sono tre, vedete proprio uno accanto all'altro, di andare verso Maria e il bambino, ad adorare Gesù bambino. Sul lato opposto corrispondente c'è un'annunciazione. Ecco la presenza storica di Gesù, quando venne in mezzo a noi. Ma poi c'è la presenza celebrativa, l'altare, con anche le due croci da questa parte che sono affiancate a una finestrella. In questa finestrella si potevano depositare dei panni che così venivano in un certo modo santificati e ricevevano una sorta di condizione di portatori di grazia. E poi si potevano portare a casa, si potevano portare con sé come segno della benedizione del Signore. Mentre sull'altro lato, quello frontale, si trova un bellissimo Cristo in gloria. Io dico bellissimo, vedete, ma insomma, si capisce che è arte longobarda, stiamo parlando dell'VIII secolo, un periodo di transizione in cui le forme, la perfezione, la precisione delle forme lascia il posto alla ricchezza dei contenuti. Non importa se lo scultore è tanto bravo a rappresentare Gesù e gli angeli che tengono questa mandorla, la mandorla vuol dire l'universo, il cielo e la terra insieme. Gesù al centro vuol dire Gesù è il Signore del cielo e della terra. Importa questo, è il messaggio. E chi andava a messa davanti vedeva sempre questa immagine. Allora, ancora una volta, l'altare si pone come il centro vivo della celebrazione, proprio come Cristo è il centro vivo della famiglia cristiana, della comunità cristiana. Ho messo anche qualche altra immagine oltre a quelle storiche, perché l'altare naturalmente rappresenta anche il luogo dove Gesù muore, dunque è un po' come la croce. Una volta la regia, molto sempre la macchina fotografica, adesso il cellulare, che è molto comodo, trovo questa riforma liturgica. Vedete la fotografia più grande, a dire il vero sembra un po' una piazza d'armi, e poi questo pavimento fa pugni con l'arredo di stile barocco, una chiesa di un antuario, non mi ricordo più il paese, ma è così. E questo altare è lunghissimo, profondissimo, poi la navata è lunga circa quanto l'altare. Hanno fatto questa riforma liturgica, non so cosa ci fosse esattamente prima, probabilmente delle belle balaustre, magari di legno, perché l'arte di quelle zone è soprattutto lignea, e hanno messo questi due oggetti, queste due suppellette, il tambone e l'altare. Avvicinandoci vediamo che l'altare rappresenta una sorta di croce sulla quale in maniera molto stilizzata, molto essenziale, è rappresentato Gesù. Tu vai a messa e per tutto il tempo della messa vedi Gesù crocifisso. E sembra anche Gesù, onus meum leve, che porta il peso dei peccati del mondo. Il mio carico è leggero, dice Gesù. Però sembra proprio che si stia sforzando di portare questo peso, perché è il suo sacrificio che continuamente si rinnova. L'altare non è soltanto una mensa, l'altare non è soltanto il segno, diciamo così, simbolico o religioso di Cristo, è il luogo dove Cristo continua a immolarsi, anche al bagno, è una croce l'altare. Capite anche la riverenza che abbiamo sulla,
altari. Una volta non avevo tonico, in un altro paese dove stavo prima, ho fatto un po' spaventare una signora, perché finita la messa prende il cestino delle offerte e l'ha messo sull'altare. E io l'ho preso e l'ho buttato giù, come si è fatto. Ma ero ancora giovane e impulsivo, adesso l'avrei direttamente strangolato, però non si mette la raccolta delle offerte sopra l'altare, perché sopra l'altare non ci abbiamo mangiato pane in terra, ma Cristo si è reso presente. Per dire tutte queste cose c'è una sola cosa necessaria, non essere esperti di arte, non aver voglia di uscire di sera, non obbedire al Papa come dice Paolo, no, no, no. Per dire e ascoltare tutte queste cose ci vuole una cosa, la fede. Se abbiamo fede, questi segni ci parlano. Se non abbiamo fede, oh, che sono finita, resto altare, poi vedremo anche il calcio. No, no, questi segni parlano a chi condivide la fede. Allora, questa immagine ci dice che l'altare, oltre a essere la mensa, è anche la croce. Giriamo un po' una chiesa degli anni 70, a Lodi, forse qualcuno la conosce più come la chiesa di Robadello, è quella che si vede sul viale Pavia, dove c'è quel campanile fatto di fogli di cemento armato. Ma negli anni scorsi è stata radicalmente trasformata all'interno ed è stato messo un nuovo altare che è un blocco unico di pietra, pesa tantissimo, sono state dette tante preghiere dagli operai che hanno fatto posto la nostra posizione. E sulla fronte di questo altare lo scultore ha inciso l'Agnus Dei, tratteggiandolo appena appena di rosso, e non si vede un granché, però forse le quattro zampe si vedono. E poi da una parte a sinistra vedete che la pietra è stata grossolanamente sbocciata con un grappolone d'uva, mentre dall'altra parte a destra, sulla fronte, è stata incisa una specie di grande spiga. Quindi in mezzo la Agnus Dei, il grappolo d'uva e la spiga. Perché la presenza di Gesù ci rimanda anche alla realtà escatologica. Allora, è vero che è un segno che ci ricorda l'ultima cena, fate questo in memoria di me. È vero che è un segno attuale, dove adesso si celebra l'Eucaristia, ma anche un segno della promessa. È una camara, è un anticipo del banchetto del Regno dei Cieli. Laddove non ci saranno più le chiese, non ci saranno più neanche i preti con le omelie, pensate che fortuna, ma ci sarà soltanto Gesù, tant'è che l'Apocalisse dice addirittura questa cosa, verso la fine del libro dell'Apocalisse, siamo proprio alle ultime frasi della Bibbia, quelle che ci dicono le cose definitive dell'eternità. Nella città santa, è l'Evangelista Giovanni che ha queste visioni, non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello che sta sull'altare di questa chiesa, sono il suo tempio. Allora, il luogo conta fin tanto che siamo in una situazione come la nostra, di persone terrene, che hanno bisogno di luoghi. Ma questo luogo è un rimando ad altro, è un'anticipazione di qualcosa che godremo pienamente. Magari adesso veniamo a messa e siamo un po' stanchi, siamo un po' insoddisfatti, qualche volta i canti non ci piacciono, qualche volta l'omelia non è venuta bene, qualche volta il microfono non funziona, qualche volta uffa, piove, è lo stesso. Adesso tante volte forse non gustiamo pienamente il mistero che si celebra, perché lo lasciamo soverchiare da altre cose. Ma se viviamo nella fede, gustiamo il dono di Gesù. Tuttavia, questo dono non è soltanto per oggi, ma ci costituisce per essere pronti a riceverlo per l'eternità. Facciamo un passo in avanti e vediamo che cosa è successo dopo. Dopo, logicamente, oltre che storicamente, pian piano, nella seconda parte del Medioevo, la mensa dell'altare perde di significato e si dà più importanza o all'artepegno, a quello che si scolpisce o dipinge davanti, oppure alla grande pala d'altare, tanto per intenderci come il politico palla vicino che c'è lì coronato. Allora quella diventa la parte importante dell'altare, tanto più che la liturgia evolve verso una clericalizzazione sempre più accentuata. Il prete dice e fa un po' tutte le cose. Guardate come a Lanzara, questo paesino vicino alla chiesa di Barbalenco, guardate che razza di altare maggiore c'è. Facciamo conto di non vedere questo altarino ridicolo fatto di quattro angeli dorati che tengono sulla mensa. Che cos'è la mensa
dove Cristo si rende presente nell'Eucaristia rispetto a tutto quello che parla d'altra cosa? Niente. Non la vedi? Vedi tutto il resto. Pian piano la sensibilità liturgica e spirituale si trasforma in questo modo. Ci sono anche delle cose che magari fanno i preti, come per esempio questa chiesa che per Natale è stata addobbata in questo modo. Allora la mensa è stata in posto dove è stato messo un piviale per ornarla bene, e sopra è stata celebrata l'Eucaristia e dietro è stato fatto tutto quel catafalco con il presente, che forse stava meglio da un'altra parte, non in quella posizione lì. Oppure soluzioni anche un po' pasticciate, un po' poco belle, come questa chiesa in cui l'altare è fatto con quattro anfore, più una centrale, più una per fare anche il leggio della parola di Dio. O è amico di uno di quelli che si vedono con i cani, con i freni, con la centrale, oppure grazie un'altra fotografia. Facciamo anche l'intervento castiglionese, che mi sembra giusto, proprio in questa chiesa c'è questo altare. Quando ero appunto a servire il popolo di Dio, una delle volte che ero venuto qui, qualcuno mi raccontò che questo altare aveva subito